abbiamo fatto le prime visite, i pazienti stanno tutti bene, li abbiamo pettinati, profumati, puliti, qualcuno spolverati anche, abbiamo rigonfiati, registrato le viti che erano un po' così allentati. Avevi tutta allentata stavita. Vero, eh? Ma prova a vedere ora se si sente, dove sei qui? Il dottore le applica. Ah, ora sì. Faccio giù, giù, giù. Dopo 4 anni di stop a causa della pandemia, sono nuovamente tornati nei reparti dell'ospedale San Donato. Sono i coloratissimi clown dottori della Valigia dei Sorrisi, un gruppo di volontari della Misericordia. Clown dottore è quella persona, io dico sempre, o quel volontario in questo caso, che cura l'animo dei pazienti. È un tipo di volontariato dove ovviamente non agisci come un dottore vero o un soccorritore. Noi quando veniamo nel reparto troviamo comunque sempre pazienti stabilizzati che diciamo stanno bene, diciamo così. E noi siamo quelle persone che cerchiamo di un po' di cambiare l'energia del momento. Quelli che ha visto ieri sicuramente avevano un camice meno colorato del nostro, giusto, tutto abbiamo tutti se. Ecco, quelli non sono. Camici colorati, immancabile naso rosso e valigia piena di giochi, così i clown dottori hanno donato sorrisi nel reparto di ortopedia. Ti piacciono a lei i candelini? Poi c'è un po' di morbido. Eh sì. Si chiama Ernesto. Abbiamo lavorato anche con i bambini, però ci siamo accorti che anche con gli adulti si può fare tante cose. Perché uno pensa sempre che il candottore sia per i bambini, invece poi alla fine c'è sempre un bambino dentro di noi, anche in un adulto, e c'è sempre quella parte che ha bisogno di leggerezza, no? Anche soprattutto in un ospedale dove c'è un disagio, e quindi noi si lavora sulle emozioni, quindi in quel momento sono emozioni negative, perché c'è il dolore, c'è il disagio, e quindi si cerca di trasformarle in positive. E anche gli adulti rispondono molto bene, stanno al gioco, si divertono, poi dipende alle persone anziane, magari è un pochino più difficile, però comunque il nostro intervento, insomma, in genere qualcosa lascia. Un tipo di volontariato che richiede sensibilità, rispetto, empatia ed ovviamente un sorriso contagioso. Abbiamo fatto dei corsi di formazione e poi ci siamo messi in gioco, e è una cosa che rifarei 100.000 volte, e anzi la consiglio di farla. È una cosa però che ti devi sentire dentro, perché comunque è un tipo di volontariato particolare dove c'è tanta formazione, ma dove devi anche imparare a relazionarti con le persone, portare anche un sorriso. Da tanto, il volontariato da tanto. La senti qui? È più forte di me. È così.